come vincere il 70% delle volte quando hai 8 e 4 off senza andare all'in perform. Ciao, sono Mario di coachingmtt.com e sto registrando questo video in viaggio verso Palermo con la macchina, quindi non sto guidando io, quindi non andiamo a sbattere da nessuna parte, si spera. E 8 e 4 off è una mano che fa schifo. E la mano che sto per raccontarti è stata realmente giocata da me al Battle of Malta il mese scorso ed è particolarmente interessante, non perché vinco la mano, vinco un piatto strategico, ma nulla di che, ma per quello che è nascosto sotto questo concetto che vorrei trasferirti in questo video. Mano abbastanza... non standard, però diciamo una situazione in cui siamo vicinissimi alla bolla, non ricordo se è 5 alla bolla, fatto sta che nel livello successivo andremo a premi, quindi si gioca lentamente, secondo me siamo a 10-5 giocatori massimo alla bolla e io sono con uno stack discretamente grande, avrò 50-60 bui, forse qualcosa in più, e dal piccolo buio 8 e 4 off, mentre il mio avversario è un giocatore molto debole, che ha paura, cioè, ha un basso livello tecnico, soprattutto vuole andare a premi e siamo, lui ha 17 bui, lui è da grande buio, ha 17 bui e siamo proprio a ridosso di un premio che comunque è 1200 euro, quello che è, quindi stiamo parlando comunque di un iPhone che se foldi 10-20 mani magari ti ritrovi in tasca e schifo. Quindi io ho questo 8 e 4 off da piccolo buio, è sicuramente un'azione che posso scegliere di fare, andare all-in. Vado all-in, lui folda tantissimo e vinco il piatto. Non, andare all-in in questa situazione ha sicuramente un valore atteso positivo col mio stack e con le caratteristiche che ti ho appena descritto del mio avversario. Però quello che cerco di fare è un limp, cioè faccio solo call e preferisco portare la mano post flop. Perché ho scelto di giocarla così? Perché così mi proteggo praticamente dal 70, 80, 90% delle volte in cui lui ha una mano con cui mi può fare davvero male. Ti faccio un esempio: se io faccio limp e lui ha asso K, va all in perché non vuole, si accontenta di prendere questi tre bui di piatto e finisce lì. Se lui ha asso dama, stesso discorso. Se lui ha asso asso ogni tanto magari può fare uno slow play e fa check, però con molte mani 10-10, 8-8, tutte le mani contro cui io odio la vita se andiamo all-in e lui mi fa call, mi fa semplicemente all-in e lui preflop dopo il mio limp e quindi evito, io mi proteggo dagli scontri contro mani forti. Quindi facendo limp io mi garantisco la possibilità di arrivare post flop. È vero che sono fuori posizione, ma solo contro mani deboli. E questo significa due cose. La prima è che qualsiasi mano debole lui possa avere può chiudere un punto al flop in genere non troppe volte. Cioè se anche considerassimo i due punti, le due coppie che può chiudere, abbiamo un 36% contro, cioè lui se ha, fai caso, K-Jack chiude coppia di capo, coppia di Jack, il 36% delle volte al fondo. L'altra cosa che è importante è che con qualsiasi, con un range debole, lui post-flop sarà sotto pressione da parte mia, perché io ho lo stack e posso mettergli pressione tutte le volte che c'è un board per me utile e per lui pericoloso. Quindi anche mani come, che ne so, asso, pensa ad asso 7 off, pensa a mani come dama 9, sono tutte mani, pensiamo a dama 9, se scende una sola coppia e questa coppia è il 9, un conto è se scende sul 9-5-3, un altro conto è se scende sul 9 K asso, 9 Jack asso, tutte le volte che il board per lui è pericoloso io lo rimetto pressione e lo faccio foldare questo, e questo sicuramente mi costruisce un vantaggio. Io ho 8 e 4 off, ma non importa giocare le carte, serve giocare i numeri.
questo è un passaggio importante che mi permette tanto di ridurre il rischio di perdere questa mano, di vincere il piatto tutta una serie di volte in cui non mi spetta, perché sto andando ad analizzare i numeri. Andiamo un pezzo successivo. Cosa succede se post flop lui becca il suo punto, però il suo punto al flop è forte e poi tra turn e river diventa debole? Ancora una volta lui ha 1200 euro sul piatto che se fa fold si garantisce, mentre rimane io non rischio niente in questo momento, io i 1200 euro ce l'ho assicurati in questo momento. Di conseguenza, trasferendo questa mano post flop, io spendo mezzo buio, mi garantisco di prendere il piatto tutte le volte che per me è sicuro e mi proteggo da tutta una serie di volte in cui avrei perso 17 bui e avrebbero potuto compromettere il mio torneo. Così aumenta a dismisura la fold equity e vinco questo piatto, cioè i numeri, il valore atteso della mia mano diventa assolutamente più redditizio, perché quando perdo, perdo molto poco, quando vinco, vinco la stessa quantità di chips investendo però molto poco, non investo 17 bui, investo mezzo buio più i 2-3 bui per farlo foldare. E questo è un esempio di una mano realmente giocata che ti permette di ragionare nel torneo a un livello completamente diverso, un livello che ti permette di ottimizzare il risultato e di far leva sui difetti tecnici dei tuoi avversari. Questo non sarebbe stato possibile contro un avversario forte, perché quando faccio limp lui mi va all in con un range corretto, quando andiamo post flop lui mi aggredisce con un range corretto, ma in molti tornei semplici come il Battle of Malta, come il Sunday Bounty che ho vinto ieri sera, come tante altre situazioni di questo tipo, è funzionale e migliora tantissimo la tua possibilità di raccogliere chips e di farlo a bassa varianza. Se vuoi capire più in profondità questi dettagli, cerca nel link qui sotto, perché in questo momento sarà domani sera rispetto a quando sto registrando questo video, andremo a fare un corso dove ti parlerò di tutte le mani giocate al Battle of Malta, sono 75 mani, e andremo a fare un corso su come si gioca nei tornei dal vivo, su come ho giocato ogni singola mano che mi ha portato alla sera del Day 2 dove poi sono uscito, e sarà un corso che in questo momento appunto potrai vedere in diretta se vedrai questo video prima di quando registro il corso, prima del 24 maggio, altrimenti cerca di capire se ci sono le registrazioni disponibili, perché non saranno disponibili per sempre. Quindi io ti saluto, ti invito a scoprire il corso Battle of Mario, dove andremo a vedere tutte 75 le mani che ho giocato al Battle of Malta e faremo tutta una serie di ragionamenti sulla tattica e la tecnica da utilizzare nei tornei dal vivo. E niente, ti saluto, ciao da Mario.